ha combinato un altro grande e grave crimine contro il Nord. L'hanno preso perché è del Nord. Qui hanno preso uno del Nord per creare porcate contro il Nord. Oggi a Padova ha messo in azione, ha portato Rina, ha messo in azione il soggiorno obbligato. Da anni non si vedeva più. Oggi è arrivato lì il figlio di Rina, è stato mandato in soggiorno obbligato a Padova. Vergogna! Noi questa volta non accetteremo ancora di essere invasi da mafiosi in soggiorno obbligato che poi hanno rapito. Vicino a casa mia c'è un ragazzo che è scomparso da 10 anni, non si sa più niente, pensate, quelle robe lì merita la fucilazione senza mezzi termini. Noi, il Nord non accetterà, caro Monti, che venga uno del Nord che ha ricevuto il premio dal Presidente della Repubblica di diventare senatore a vita, a fare leggi vergognose, ancora una volta il soggiorno obbligato. A Monza il sindaco della sinistra ha detto che non è grave, perché lui lavora, detto che lavora in un centro sociale. No, noi lo potevamo far lavorare a Palermo in un centro sociale, che bisogna rimandarlo al Nord. E ci propagandano che ci sono i blitz della Guardia di Finanza a controllare chi lavora. Ma vadano in Terogna a controllare chi non ha mai lavorato e non ha mai pagato le tasse, non a casa nostra!